Mancano pochi giorni alla festa di Maria Santissima di Porto Salvo, che quest'anno Don Filippo Cotroneo saluta la sua comunità e quindi anche questa festa assume un aspetto particolare. Sì, per me sinceramente è come tutte le altre feste, con l'impegno che stiamo mettendo sia io che il comitato per fare come sempre una bella festa. Certo, questa sarà l'ultima festa per me, almeno come parroco, poi non sappiamo il futuro, qualcuno mi chiede ma verrete, non verrete, non sappiamo, il futuro appartiene a Dio. E è chiaro che io la sto vivendo in un momento, la sto vivendo in modo particolare, anche perché ci sono tante altre storie di mezzo, c'è il mio trasloco, c'è il mio pensare già a ciò che dovrò fare all'ingresso prossimo del 1 ottobre a Gallico, ecco, c'è una concomitanza di cose che mi porta un pochettino ad essere leggermente staccato per poter vivere tutte le realtà, però è chiaro che io metto al massimo l'impegno, come ho sempre fatto, per poter vivere al meglio, e la gente lo sta vedendo questo momento. Lo stiamo vivendo veramente bene, perché se mi limito all'aspetto religioso della novena, c'è Padre Pasquale Triulcio che sta facendo anche un bel cammino, seguito, attento dai fedeli che partecipano sera per sera, così numerosi, a queste messe, a queste omelie che lui ci fa. Quindi credo che tutto stia andando per il meglio, anche se l'esterno, sai, gente parla, fa, però non diamo ascolto a queste cose. Don Filippo, 20 anni non sono pochi, insomma, uno dei più bei ricordi di questa esperienza. Guarda, come fare a dire uno dei più bei ricordi? Sono tanti i ricordi belli. Quelli meno belli, guarda, credimi, lo dicevo ieri, l'ho detto in questi giorni, e quelli si dimenticano. Le cose non belle io posso anche capire perché sono state fatte, però ormai sono passate quelle. Le cose belle, c'è una bella comunità. Bisogna sapere che quando io sono arrivato qui c'era lo zero assoluto. Don Beniamino è stato 4 anni santo sacerdote, ha lavorato 2 anni, poi è stato assalito al male e quindi dopo 2 anni è morto. Don Giovanni Cacciola è rimasto qui 37 anni o 39, se non ricordo male, e anche lui gli ultimi anni ha abbandonato, quindi c'era il deserto. Chi amministrava, e non voglio dire niente contro, però lo faceva non con una mentalità ecclesiale, ma con una mentalità umana, no? Terrena. Per cui a livello spirituale, a livello di comunità, non c'era niente. Quindi io ho dovuto combattere e lottare, però piano piano abbiamo visto che questa comunità è cresciuta. Io ricordo che ogni qualvolta che invitavo qualche persona da fuori, nelle varie occasioni, tutti dicevano che bella comunità. E devo dire veramente bella, perché abbiamo lavorato sia come catechismo dei bambini, sia come catechismo degli adulti, catechismo con le mamme. Facevamo qui dentro la catechesi e venivano anche i sacerdoti da fuori e vantavano la bellezza, perché in nessuna parte della nostra diocesi, non voglio essere presuntuoso, in questi incontri c'è la presenza di almeno 80 mamme su 100. E certo, mancano i papà, ma lo sappiamo che mancano i papà per questione di lavoro, per questione di lontananza, per questione anche di formazione religiosa, però avere le mamme è una cosa molto bella. E quest'anno ultimo, ad esempio, abbiamo fatto un'esperienza molto bella, che anche il nostro vescovo l'ha citata in una sua relazione. Cioè abbiamo iniziato il percorso di catechismo con le mamme dei bambini iscritte al 1° anno di formazione di catechismo per la comunione.
erano le mamme che poi facevano il catechismo ai loro bambini a casa, dopo che si incontravano con noi. Noi non abbiamo perso i bambini perché li abbiamo anche presi in un altro giorno per fare animazione sulle tematiche stesse che si discutevano con i genitori. In più i genitori hanno avuto modo di poter creare un contatto diverso, qualitativamente diverso con i loro figli, trasmettendo loro ciò che ricevevano nei loro incontri catechismo. Cosa avrebbe voluto fare e non è riuscito a fare o non ha potuto fare? Sono tante le cose, no? A partire dal materiale, ma non è questo l'aspetto principale, no? E certo, avrei voluto finire la Chiesa, avrei voluto non lasciarla a metà, però questo non dipende da me, perché io credo sia per la costruzione della canonica, sia di quello che abbiamo fatto in Chiesa, sono stato sempre presente nella costruzione, nel lavoro e così via. Avrei voluto più partecipazione. Le cose si fanno insieme, non sono io che le posso fare da solo, no? L'ultimo convegno che abbiamo celebrato a Reggio questo settembre scorso si parlava del convegno della corresponsabilità. Ecco, questa è una realtà che manca. Avrei voluto io più corresponsabilità, tanto più che una persona, l'ho detto anche ieri sera, che poi è di Porelli, ha detto quell'unica volta che ci siamo incontrati, quella prima volta che ci siamo incontrati, Don Filippo, a voi è mancato l'apporto dei laici. Detto, hai detto bene, questa è stata la fatica più grossa che io avrei voluto, ci sono tanti laici che collaborano, però secondo me i laici dovrebbero collaborare ancora di meglio e di più, diventando anche loro missionari. Cioè, se io dico qualche cosa qui in chiesa o nelle omelie o nella catechesi, è chiaro che quelle idee che dico io dovrebbero circolare. Chi è che le fa circolare? Allora questo è mancato, per il resto guarda, abbiamo dei bravi bambini che se guidati danno risultati e frutti, abbiamo tanti bambini, abbiamo una ricchezza qui a Marinella, io mi sono battuto sempre per questa ricchezza, avere 100+ bambini nel cammino della formazione della prima comunione credo sia una ricchezza e dobbiamo saper utilizzare questa ricchezza. E poi anche nei corsi di crescita io mi sono battuto per affermare quello che il Vescovo ci diceva. L'anno scorso abbiamo fatto anche una bella iniziativa con il corso di cresima. Io ho seguito dei filmati dell'Ufficio Catechistico Nazionale di Roma con personaggi molto importanti a livello di sacerdoti che guidavano e trasmettevo questi filmati e poi ci fermavamo a discutere su questi filmati. E ho visto che ai giovani fa più presa questo modo di discutere, vedere il filmato e poi discutere, piuttosto che leggere un libro e spiegarlo. Quindi vedete, ci sono tante belle cose che abbiamo realizzato in questa comunità. E poi da sottolineare, insomma, c'è un bel gruppo di giovani qui a Marinella che la seguono. Ci sono un gruppo di giovani, anche qui vedete, se ci sono tanti bambini, è chiaro che qui i bambini diventano grandi. E quindi se erano 100 i bambini, poi sono 100 i giovani. Ecco, ci sono tante che seguono, però il pericolo è quello della frammentazione, della incostanza. E io ho cercato più di una volta per capire che questo si ritorce poi contro di noi, no? Perché un cammino si intraprende e si porta a termine. Qui abbiamo questa ricchezza. E come tante volte non ci rendiamo delle ricchezze che abbiamo in giro per la nostra Calabria, no? E andiamo altrove e così via, no? Qui abbiamo questa ricchezza, non siamo forse coscienti di questa ricchezza che abbiamo, che sono appunto i giovani. Che comunità lascia, insomma, Don Filippo? Credo di lasciare una comunità che ha bisogno di camminare ancora. Io tante volte sono entrato in polemica con la comunità, ma non una polemica sterile, no, è una polemica voluta per far crescere, per far interrogare le persone. Credo, rispetto a 20 anni fa, di lasciare una comunità che è cresciuta,
che dovrà ancora crescere, ci mancherebbe, no? Non è, padre Pasquale ieri ci diceva, ma tante volte lo dico anche io, nessuno di noi è Padre Eterno, nessuno di noi è perfetto, Gesù ha scelto delle persone peccatori, come lo siamo tutti, e ieri abbiamo celebrato San Matteo, era un pubblicano, era un esattore, no? Ma perché fossero perfettibili, perché si incamminassero sulla strada della perfettibilità. Quindi è una comunità che sta camminando, non è ferma, non è statica, il rischio c'è. Ecco allora perché questo cambiamento può essere anche molto bello e producente. Lunedì ci sarà il saluto a questa, subito dopo la festa, alla parrocchia, ma da questi microfoni, insomma, da Costa Viola News, cosa si sente di dire ai suoi parrocchiani e alla sua comunità? Tu mi vuoi far anticipare quello che dovrò dire lunedì, che ancora io non lo so cosa dovrò dire lunedì. Io posso dirti cosa ho detto ieri alla comunità, la chiesa era piena nel momento di preghiera che è stata fatta per me, con, ripeto, la chiesa strapiena. Io ho detto, ho voluto dire un pochettino che è stata la storia della mia vocazione per linea generale, perché non si può dire ho una vocazione in poco tempo, tanto più che ieri mattina io avevo postato che avrei tante cose da raccontare, però ci vuole anche il tempo per poterle ascoltare, no? E poi alla fine ho detto quello che secondo me ha bisogno di questa comunità. Ha bisogno di fare più riferimento al Vangelo, a Gesù, prendere sul serio, di spalancare, perché qual è una grande difficoltà di questa comunità? Ci sono i gruppi parentali, no? Ci sono i comparati, e che a volte questi gruppi parentali bloccano, perché si è in un certo qual modo condizionati dalla famiglia, per cui non facciamo un passo per non, ecco, questo qua è deleterio. Io penso che bisogna vivere rapporti familiari, però vivendole alla luce del Vangelo diventano rapporti liberi, che non significa che tu devi metterti contro la famiglia, assolutamente, però ci trova il coraggio di poter dire anche al proprio genitore, papà o mamma che sia, nonno, nonno, no, papà stai sbagliando in questo, no mamma stai sbagliando. Quindi vivere con libertà i rapporti familiari, perché solo così si cresce. Se io sto attento a non controbattere con i miei genitori o parenti vari, e alla fine si crea una cappa, uno scudo stellare che non ci permette di andare oltre certi livelli. Questo lo vedo un limite. Saprà questa comunità superare questo limite? Non lo so, io glielo auguro, e questo è un po' quello che ho augurato, partendo sempre dal Vangelo. Io l'ho detto, lo ripeto sempre, sono stato 20 anni in questa comunità, sono stato 20 anni grazie al Vangelo. Non ho fatto riferimento nelle difficoltà ai potentati terreni, ho fatto riferimento solo a Gesù, ed è con Lui che ho potuto andare avanti. Mi sono chiesto i primi anni, sapete tutto quello che è successo i primi anni, no? Ho detto io, ma chi mi ha mandato qui, che sto a fare qui, no? C'era anche la voglia di andare via, eppure sono rimasto. Perché sono rimasto? Quello che vorrei far capire ai miei parrocchiani, perché sono rimasto? Non c'era problema allora di canonica, non c'era problema di soldi, non c'era. Sono rimasto, penso che sono rimasto perché, facendo riferimento al Vangelo, Gesù ha amato i suoi, anche io ho amato i miei. Sono rimasto per amore, altrimenti potevo andare in altri posti, e forse dove c'erano meno problemi e così via. Come vorrebbe essere ricordato da questa sua comunità? Guarda, ieri una persona che non me l'aspettavo, tardi, dopo la fine dei festeggiamenti, sai, sono venuto qui a ballare in piazza, volevano, mi ha detto, non me l'aspettavo sinceramente, ho detto, non Filippo, io vi ho ammirato perché siete stata una persona corretta. Ora,
Io so che tanta gente mi vuole bene, mi ha voluto bene, quella gente che era presente qui, tante altre che sono potute venire, perché hanno saputo leggere dentro. Sì, io a volte ho gridato, a volte sono stato burbero, a volte mi sono arrabbiato, ma ritorno sempre a Padre Pasquale. Ha detto in una di queste sere che un papà o una mamma non devono dire sempre sì ai loro figli. Anzi, noi vediamo, assistiamo dello scempio che c'è oggi nella nostra società per il semplice fatto che i bambini vogliono e subito i genitori. Bisogna sapere anche dire no. Io ho detto no tante volte, ma ho detto no quando non era secondo la logica ecclesiale, secondo la logica di Dio. Mi sono arrabbiato tante volte, ma non l'ho fatto perché mi alzo al mattino e mi arrabbio col primo che capita, no, anche se possono capitare queste giornate, ma mi sono arrabbiato, ho detto no perché volevo far crescere la comunità. E io ho visto in questi giorni il riscontro, cioè tante persone hanno ringraziato anche per il no che ricevuto, e poi ce ne sono tante, sai, che io dico presi dalla o in preda all'orgoglio non hanno la forza di dire sì, quel no che mi hai detto era un no giusto, e così via dicendo. Fa piacere sentirsi dire è stata la persona corretta. Quello che a me interessa è avere la mia coscienza a posto, sapendo di aver fatto tutto quello che io ho potuto fare senza tralasciare niente. Non mi sono mai seduto comodo dire bene fate, non voglio sapere niente, questo a me interessa. Poi ripeto, sono stati tanti gli attestati di ieri, no, ma non solo ieri, in questi giorni, in questi anni, della vicinanza di tante persone. Io non vivo per queste cose. Ho detto ieri, lo pensavo mentre venivo in macchina pensando a cosa dovrei dire, non lo so, ho detto io quando abbiamo fatto ciò che dovevamo fare, dite, siamo servi inutili. Vangelo di Luca. Quindi questa è la mia visione. Quindi cosa vuoi che io mi possa aspettare? Non mi aspetto niente, anche se so che sono tanti gli atteggiamenti positivi di gente che mi vuole bene e così via dicendo. Per cui sto bene così. Ecco, se c'è gente che riconosce, ma lo possiamo vedere come anche in Facebook, no? Se c'è gente che riconosce il mio operato, bene, li ringrazio come li ho ringraziati. Se c'è gente che non riconosce il mio operato, ho detto già in un post, li ringrazio ugualmente perché mi hanno permesso di crescere nella fede, interrogarmi, ho fatto bene, ho fatto male, potevo fare diversamente, non l'ho fatto. Io sotto questo aspetto credo di essere, aver camminato sempre sulla strada della dirittura evangelica. Poi sai, non siamo perfetti, si sbaglia a volte, ma io quando sbaglio sono capace anche di chiedere scusa, come l'ho chiesto qualche volta, scusate, ho sbagliato e così via dicendo.